una partita in cui c'è solo il prestigio e lo spettacolo, poi se verrà qualcosa di più sarà tutto di guadagnato. Il rientro in panchina di Ettore Messina dopo l'esonero shock di lunedì scorso aggiunge interesse a questo confronto che sulla carta è chiuso, ma poi bisognerà vedere il campo. Adesso c'è il fallo di Tyrone Washington sull'iniziativa di Rashard Griffith, messo subito in quintetto da Ettore Messina, che prima dell'incontro è stato premiato dal presidente del Fabriano Basket Claudio Biondi e dall'allenatore Maurizio Lasi con una confezione di carta Fabriano. 9.42 da giocare in questo primo quarto dell'incontro. Rashard Griffith, centrone americano della Kinder Bologna, sbaglia il primo personale, è stato a lungo fuori per infortunio e chiaramente Messina lo vuole recuperare per le fasi salienti della stagione in campionato e in Coppa Europa. 1-2 dalla linea per Rashard Griffith. Gli arbitri sono Marcello Reatto di Feltre e Maurizio Pascotto di Porto Gruaro. Darren McClinton, Michael Mixer, Rodney Moreau, Chandler Thompson e Tyrone Washington, il quintetto di Fabriano. Chandler di fronte Marco Jaric. Palla per Tyrone Washington, prova a girarsi di fronte Griffith, va al tiro ravvicinato, segna. Primo canestro della partita per Fabriano, Tyrone Washington. Fabriano ha vinto due partite consecutive, entrambe in volata, in casa contro Biella e a Trieste contro la Coop. Intanto c'è il primo canestro da due per la Kinder, firmato da Leroy Rigaudot, e quindi vantaggio per gli ospiti, 3-2. Darren McClinton, palla per Washington, sotto per Mix che va a segnare facendo saltare Frosini. Michael Mix che sta attraversando un buonissimo momento di forma, anche giovedì a Trieste è stato decisivo con i suoi 18 punti. Marco Jaric, penetrazione, scarico per Rigaudot, la tripla di Rigaudot è sbagliata, sotto canestro prevale ancora la Kinder con Jaric, c'è lo sfondamento del giocatore serbo con passaporto greco. Primo fallo per Marco Jaric. La Kinder anche ha vinto due partite consecutive, martedì nella serata della grande contestazione al presidente Madrigali per l'esonero di Messina in casa contro la Coop Trieste 98-62, giovedì ad Avellino contro la Divizia, una partita tiratissima in trasferta. Adesso c'è l'infrazione di passi fischiata a Washington da Reatto. Oggi Monroe gioca la sua 100ª partita con la maglia del Fabriano Basket, quindi un appuntamento prestigioso per il Colored che guida la classifica dei cannonieri della Serie A, sia pure per i punti realizzati, non per la media. Jaric da sotto va a segnare il suo primo canestro, è chiaro che la Kinder è una potenza nucleare e non bisogna mai distrarsi né in difesa né in attacco. McClinton, vantaggio Kinder, un punto. Scivola McClinton, però recupera la palla, poi Mix non riesce a trattenerla, rimessa per Bologna. Come dicevo, bisogna giocare ogni pallone con la massima attenzione, con la massima accortezza. Rigaudot, Ginobili, Jaric, Griffith e Frosini, il quintetto schierato da Ettore Messina. Sincunia, Ginobili, scarica in angolo, Rigaudot alla tripla, la sbaglia sotto canestro, prepale Washington, poi tocca per ultimo Ginobili, la rimessa per Fabriano. Chandler Thompson, autore del canestro decisivo martedì contro Biella nella vittoria di un punto 77-76 della Banca Marche, poi giovedì a Trieste dopo non aver fatto nulla per 37 minuti ha segnato 13 degli ultimi 15 punti di Fabriano, trascinando letteralmente i marchigiani al successo. Monroe la tripla, a segno Rodney Monroe, primi tre punti della partita, potevano portare la firma soltanto di Rodney Monroe. Fabriano di nuovo avanti 7-5, sta giocando con grande concentrazione la squadra di Lasi. Frosini taglia Jaric, non riceve. Ginobili, Jaric prova a sfruttare la sua superiorità fisica nei confronti di McClinton, poi da passaggio abbastanza strano, poi Chandler Thompson per Washington che sbaglia da sotto, prende rimbalzo Monroe, segna! 5 per Rodney, una grande iniziativa di Rodney Monroe a rimbalzo offensivo sull'errore di Washington lanciato da Chandler,
E Monroe segna il suo quinto punto, 2 su 2 per Rodney, vantaggio Fabriano, 4 punti, massimo vantaggio. Applausi del pubblico del Pala Indesit che oggi è veramente gremito in ogni ordine di posti, naturalmente non poteva essere altrimenti per l'arrivo della corazzata Fezzinea. Rigodò, Ginobili, va a saltare Thompson, poi però scarica fuori malamente, recupera la palla Fabriano, Chandler Thompson alla tripla, la 6! Chandler! 3 per lui, Fabriano più 7, 12 a 5. Sta giocando in una maniera fantastica la squadra di Lasi in questi primi 4 minuti di partita. Ma è ancora lunghissima. Jaric, McClinton su di lui, si incuna Jaric, subisce il fallo dello stesso McClinton che dice di aver toccato la palla. Comunque primo fallo per Darren McClinton che è alla sua quarta partita in una settimana. Ha preso il posto dell'infortunato LaSalle Thompson. McClinton ha giocato 4 partite in una settimana, domenica scorsa a Roseto, martedì in casa con Biella, giovedì a Trieste, stasera in casa contro la Kinder. Jaric dalla linea, il primo è buono, ha sbagliato tanto giovedì Avellino dalla linea, anche se è stato decisivo nel finale con un paio di canestri veramente formidabili. 2 su 2 stasera per Marco Jaric. 4 punti per lui, 12 a 7 per la squadra che è in attacco. Gianni Guaresi apre tipo centromarca, le riprese di Gianluca Vergnetta. Tyron Washington. C'è Ginobili aggressivo su Monroe, questa volta però commette fallo. Manu Ginobili, fuori classe argentino del 1977, nel mirino dell'NBA, giocatore di talento tecnico e atletico veramente smisurato. 5-45, all'andata vinse nettamente la Kinder, ha sofferto un po' nel primo tempo, poi è andata via nella ripresa. Ancora Monroe che sbaglia conclusione, Tyron Washington non riesce a correggere in tapping, la palla per Manu Ginobili, sotto per Frosini che va a subire la stoppata di Washington, poi sbaglia ancora, poi Rashard sotto, va al tiro, sbaglia ancora, Tyron Washington prende il rimbalzo difensivo, una grande difesa di Washington che prima ha stoppato Frosini e poi ha catturato il rimbalzo sull'errore di Griffith. Sbaglia clamorosamente Mix, stavolta non prende nemmeno il ferro. E quindi Fabriano sciupa questa opportunità. Jaric, Rigodò libero da 3 punti, segna la bomba dopo 2 errori. Antoine Rigodò, 5 per lui. E subito con un mini break di 5 a 0. Anche se mi sembra che venga dato da 2 il canestro di Rigodò, adesso sbagliato McClinton, quindi 2 o 3 possessi in attacco un po' avventurosi di Fabriano hanno consentito alla Kinder di riportarsi a ridosso. Chiaramente non è una sorpresa, la Kinder è una squadra formidabile. Sotto per Rashard, fuori per Rigodò. Ancora Emmanuel Ginobili, la tripla di Ginobili è lunga, sotto canestro prevale Monroe. 2-19, era da 2 il precedente tiro all'angolo di Rigodò. Palla per Tyron Washington, si gira, va al tiro, segna, un grande canestro. Tyron Washington che ha iniziato con il piglio giusto questo incontro, difficilissimo per lui contro un totem come Griffith, ma ha fatto finora un buonissimo lavoro in difesa e in attacco. Frosini, Ginobili. Palla per Jaric, la tripla di Jaric, sbaglia però il rimbalzo di Rigodò. Quel fallo fischiato a Monroe che noi francamente non abbiamo visto. Adesso esce Washington, entra Bonsignori per fargli prendere un po' di fiato. Maurizio Lasi richiama in panchina il suo centro americano che ha veramente giocato 6 minuti di altissimo livello, di intensità soprattutto. 14-9 Fabriano, sta giocando in maniera splendida. Abbio adesso è entrato in campo, va subito alla tripla, la sbaglia, rimbalzo difensivo Chandler. È entrato per Ginobili Alessandro Abbio. Prova a giocare un pick and roll con Bonsignori, Chandler poi va dentro, poi scarica fuori per McClinton che si incune, va a servire la palla per Bonsignori, ma l'ultimo a toccare è Abbio, quindi la rimessa sarà per Fabriano.
entra Vetra per Chandler Thompson. Gundar Vetra, buonissima partita la sua giovedì a Trieste, in un momento in cui la squadra stava soffrendo. Vetra ha messo punti importanti. 3:30 da giocare. La tripla di Monroe. Sì! 8 per Rodney. Fabriano, massimo vantaggio. Più 8 ancora. 17-9. Sta capitalizzando al massimo i possessi Fabriano. Adesso Andersen, anche lui in campo. Sbagliato da sotto. Poi sotto canestro. Prevalso rigolo. Sbagliato. Poi ha corretto di nuovo sul suo stesso errore. 6 per il francese. 17-11, 3 minuti da spendere in questo finale di primo quarto. Non deve calare l'intensità di Fabriano anche dopo i cambi. Ancora Monroe, stavolta è lunga la tripla. Rimbalzo difensivo, David Andersen, Marco Jaric, Alessandro Abbio. Andersen è entrato per Griffith. Adesso si prepara anche Mattias Modis. Fallo di Bonsignori. Primo fallo per Nicola Bonsignori. Esaurito il bonus con questo fallo di Bonsignori Fabriano, e quindi d'ora in avanti la Kinder potrà sempre andare in lunetta. Questa sicuramente non è una buona notizia per i marchigiani. Ci sono ancora 2 minuti e 40 da giocare. Rigodò in cunea, va a segnare, anzi a sbagliare un canestro da sotto che sembrava facile, poi c'è il fallo in attacco fischiato a Mattias Modis. Primo fallo per il giocatore sloveno. Si prepara anche Massimo Gattoni, probabilmente entrerà in campo per Darren McClinton, che non si è visto in attacco ma ha comunque fatto girare bene la squadra in questi primi 7 minuti e mezzo. McClinton, ancora Monroe, c'è Jaric su di lui, si avvicina a Monroe, alza la parabola, al vetro Monroe, 10 punti, un solo errore per Rodney Monroe. Sta giocando una partita fantastica, 10 punti e non siamo ancora alla fine del primo quarto. Abbio, arresto e tiro, è lungo, poi sotto canestro Vetra, recupera la palla, prova a spingere la transizione Fabriano, preferisce giocare con calma, fa bene la squadra di Lassi, 8 punti avanti, McClinton, Mix, la tripla di Michael, sì! Il primo canestro da 3 punti del canadese porta Fabriano al massimo vantaggio, 22-11, incredibile davvero. Fabriano doppia la Kinder e costringe Ettore Messina a chiedere il time out. 1:42 da giocare, pubblico al Palaline City in delirio, 22 Fabriano, 11 Bologna. Partita chiaramente ancora lunghissima, sarebbe stato meglio se fossero mancati 1 minuto e 42 secondi alla fine dell'incontro, ma Fabriano ha giocato finora un primo quarto sensazionale. 3 possessi, non di più, giocati in maniera un po' avventurosa, per il resto una partita perfetta della Banca Marche, caricata chiaramente dall'aver di fronte una formazione fortissima e prestigiosa come quella di Bologna. Rientrano in campo le due squadre. Fabriano ha avuto finora 10 punti da uno stellare Monroe, 3 da Chandler Thompson, 5 da Michael Mix e 4 da Tyron Washington attualmente in panchina. Dall'altra parte 6 Rigodò, 1 Griffith e 4 Jaric. 4 falli di squadra Fabriano, 3 Kinder, attacca Bologna, ha rimesso in campo Ginobili Ettore al posto di Rigodò, Abbio, Jaric. La tripla di Abbio dall'angolo è sbagliata, però non facciamo taglia fuori, consentiamo a Picchio di prendere il rimbalzo e di segnare il suo primo canestro. Disattenzione nel taglia fuori che è costata 2 punti subiti alla Banca Marche. Gundar Svetra, 1:10 da giocare, scivola Vetra, ci sono ancora 7 secondi. Ancora Monroe da 2, un altro canestro di Rodney Monroe, mamma mia Monroe, 12 punti, 24-13, David Andersen, Marco Jaric, c'è il fallo subito sul taglio a centro area dal giocatore serbo,
che avrà due tiri liberi, fallo di Massimo Gattoni, primo fallo per il capitano. Ma ragazzi, Moro sta facendo una partita stratosferica, ha segnato 12 punti, ha sbagliato un solo tiro da tre, mettendone due. Buono, con un po' di fortuna il primo libero. Per Iaric 5 punti, rimangono 5 perché sbaglia il secondo, rimbalzo di Bonsignori. Ultimi 40 secondi di primo quarto, Fabriano sempre avanti di 10, 24 a 14, c'è il fallo subito da Morrò, fallo attribuito a Ginobili. È il secondo fallo per Ginobili. E c'è un minuto di sospensione chiesto stavolta a Maurizio Lasi, che vuol parlarci sopra per giocare questo ultimo attacco del primo tempo per la sua squadra, perché poi ci saranno almeno 13 secondi e mezzo a disposizione della Kinder per l'ultimo attacco del primo quarto. Dicevo, 12 punti di un sensazionale Morrò, che ha capitalizzato al massimo quasi tutti i possessi, ma è stato sorretto alla grande da tutti i suoi compagni di squadra, non solo in attacco ma anche in difesa. Dall'altra parte Rigaudò è stato il miglior realizzatore, ma ha sbagliato anche tanto al tiro e anche da distanza ravvicinata. Iaric 5 punti con un errore dalla lunetta, 2 punti per Abbio, 1 punto per Griffith, e non si è visto finora Manu Ginobili, che comunque è un giocatore talmente forte, talmente importante per la Kinder, che sicuramente tornerà utile a Messina nella seconda parte di questa gara importantissima per tutte e due le squadre. Chiaramente la Kinder vuole continuare a vincere per rimanere nelle zone altissime della graduatoria e per bagnare con un successo il ritorno in panchina del suo allenatore. E Fabriano deve vincere per continuare la sua corsa verso i playoff a questo punto. Vetra, Iaric aggressivo su di lui, Gundert Vetra prova a liberarsi, poi gli tocca la palla a Iaric, la rimessa è per Fabriano. Ci sono ancora 14 secondi a disposizione dei marchigiani. Riceve Morrò. Chiaramente andiamo su Morrò per questa ultima azione d'attacco del primo tempo. Adesso c'è il fallo in attacco fischiato a Mix, nel tentativo di fare un blocco per liberare Morrò. Fallo in attacco di Mix. Primo fallo per il canadese. Quindi l'ultimo attacco del primo quarto con 22 secondi a disposizione per la Kinder. Adesso ha messo in campo anche Davide Bonora, quindi Iaric, Andersen, Bonora, Smodis e Rigaudò in campo per la formazione di Ettore Messina. La tripla di Smodis, che è un grande tiratore, non bisognava concedergli questo spazio. Ultimo secondo, Mix da oltre la metà campo, non può chiaramente trovare il canestro. 24 a 17 Fabriano. Thank you.
secondo quarto, Banca Marche Fabriano Mediterranea 24, Kinder Bologna 17, ritorna in campo Fabriano senza Monroe, autore di 12 punti nel primo scorcio di gara, nei primi 10 minuti, rimette in campo Chandler Thompson, Maurizio Lasi insieme a Tyron Washington, Nicola Bonsignori, Gunther Svetra e Massimo Gattoni. Dall'altra parte Andersen, Ginobili, Bonora, Smodis e Rigaudot, Chandler Thompson. Di fronte a Rigaudot, dietro per Gattoni. 7 allo scadere di 24, parla sotto per Washington, si gira, va al tiro, sbaglia, ma Gattoni prontissimo, rimbalzo d'attacco, segna il suo primo canestro approfittando del mancato tagliafuori della difesa bianconera, e quindi Fabriano di nuovo a più 9, Manu Ginobili. Smodis va a segnare, ma il canestro non viene convalidato, c'è su di lui il fallo di Chandler Thompson. Canestro non è valido. Fallo di Thompson, il primo fallo per Chandler. Fallo 9-21, 26 per chi difende, 17 per chi attacca. Gianni Guaresi a TV Centromarca, le riprese di Gianluca Vernietta. Fabriano ha giocato un primo quarto da favola e non solo in attacco. Adesso Bonora alza la parabola per evitare la stoppata di Washington, che è salito altissimo, rimbalzo controllato da Gattoni. Vetra, palla sotto ancora per Tyron, cercato con molto impegno dai compagni, sbaglia, va a prendere rimbalzo in attacco Bonsignori, sta facendo veramente una gran partita Fabriano, anche di concentrazione in attacco. Bonsignori, Gattoni, Vetra, la tripla di Gundarz, sbaglia, sotto canestro ancora Bonsignori, sveglissimo, due rimbalzi attacco, poi Chandler alla tripla, sì! Sì! Chandler Thompson, 6 per lui, due rimbalzi consecutivi in attacco di Bonsignori hanno consentito poi la tripla vincente di Chandler Thompson. In attacco adesso Bonora completamente solo a 3 punti, segna la tripla che riporta Bologna a meno 9. Fabriano aveva raggiunto il massimo vantaggio di più 12 con la bomba di Chandler, ha replicato subito Bonora, battezzato dalla difesa di Fabriano. Vetra prova a saltare Rigaudot, si avvicina, commette infrazione di passi, sì, sì, sì. Chiaramente Vetra ha qualche problema contro Rigaudot, che è più alto e più fisico di lui, ha provato a batterlo ma poi nell'arresto ha commesso infrazione di passi. Manu Ginobili, la tripla di Manu, sbaglia sotto canestro, però stavolta prevale Smodis che segna il suo quinto punto, quindi un mini break della Kinder e riporta subito i bolognesi a meno 7, ma questa è una partita terribile per Fabriano. Ancora Chandler, un'altra tripla, ancora Chandler, ancora Chandler, 9 per lui, Fabriano ancora avanti e recuperiamo la palla ancora con una grande difesa. Esce Rigaudot, entra Jaric, 9 per Chandler Thompson con 3 su 3 nel tiro pesante. 7-14, Fabriano più 10, sta giocando una partita Fabriano da stropicciarsi gli occhi, da stropicciarsi gli occhi. 7-10. Tyron Washington si prepara a rientrare, Griffith adesso riceve ancora Chandler di fronte a Jaric, ancora una tripla Chandler, stavolta sbaglia, sotto canestro Tyron, sveglissimo, rimbalzo d'attacco, poi fuori Gattoni. Giochiamo con calma, forzata la conclusione di Chandler in questa circostanza, ma sempre presente Washington a rimbalzo. Gunther Svetra prova a saltare Ginobili, scarica per Mix, da due stavolta Michael, assegno Michael Mix, stiamo facendo una partita sensazionale, sensazionale. 34 per chi difende, 22 per chi attacca, Jaric si incunea, va a segnare un magnifico canestro, Marco Jaric, 7 per lui, sempre più 10 Fabriano però.
Vetra, palla sotto per Chandler, di fronte a Jaric, prova a sconcertarlo, poi Chandler Dotto l'appoggia al vetro, un canestro sensazionale nonostante la difesa di Marko Jaric, che è uno dei migliori difensori d'Europa, non vorrei che lo dimenticaste. Smodis scarica per Ginobili, la tripla di Manu a segno. Che partita, ragazzi! Primi tre punti per Ginobili, chiaro che qualcosa dobbiamo concedere a questa squadra formidabile, ma Fabriano sta giocando in una maniera favolosa. Ancora Chandler, sempre Jaric su di lui, prova a sconcertarlo, lo costringe al fallo. Chandler Thompson, fallo di Jaric, secondo fallo. 13 degli ultimi 15 punti della partita di Trieste portano la firma di Chandler Thompson, che non aveva fatto nulla nei primi 37, ha giocato 3 minuti finali da mille una notte. Michael Mix, Gattoni, sotto, ancora Chandler, ancora lui, Chandler Thompson, 13 per lui, 10 in questo secondo quarto, 10 in questo secondo quarto per Chandler Thompson, che avrà anche l'aggiuntivo. Rientra Monroe, escono Vetra e Gattoni. Avrà l'aggiuntivo per completare questa azione a tre punti Chandler Thompson. 5-20, va anche l'aggiuntivo, 14 per lui, si è sostituito a Monroe nei 4 minuti e mezzo trascorsi in panchina dal cannoniere di Baltimore e ha consentito a Fabriano di mantenere il vantaggio inalterato, 39-27 per la squadra che è in difesa. Griffith fuori ancora per Berkic, che adesso è entrato in campo, poi Ginobili rischia di perdere la palla, la perde perché c'è stata l'infrazione di campo della Kinder. Sta giocando alla grande Fabriano, alla grande. 5 minuti alla fine del primo tempo, veramente il pubblico del Pala Indesit non sta credendo ai propri occhi nel vedere come la sua squadra sta affrontando il rullo compressore bolognese. Palla sotto per Washington, fuori per Mix, la tripla di Michael, sì! Michael Mix! Michael Mix! 10 per lui! Manu Ginobili prova a penetrare, subisce il fallo, segna un grandissimo canestro! Un grandissimo canestro di Manu Ginobili! Onore al merito, ha segnato un canestro sensazionale! Manu Ginobili, fallo di Washington che tentava di disturbarlo, ha alzato la parabola, non solo ha subito il fallo ma ha anche segnato. Sbaglia però l'aggiuntivo e poi c'è un fallo fischiato a Mix, ma Griffith aveva spinto a rimbalzo d'attacco, aveva spinto Griffith a rimbalzo d'attacco. Adesso inflazione di passi di Griffith, 42-29, in precedenza con la tripla di Mix c'era stato il massimo vantaggio Fabriano, 42-27 più 15, 14 Thompson, 12 Monroe. McClinton è rientrato anche lui in campo. Mix, un'altra tripla, stavolta è sbagliata, adesso non bisogna esagerare nel tiro pesante, finesso Fabriano ha avuto percentuali stratosferiche. 4 minuti da giocare ancora, quindi ancora lunghissimo anche questo primo tempo. Smodis fuori, ancora Ginobili la tripla, stavolta sbaglia, sotto canestro prevale Chandler, poi palla subito per McClinton che brucia il campo, segna e subisce il fallo di Bonora. Darren McClinton, è il primo fallo di Bonora ed è il primo canestro di Darren McClinton, è un canestro che riporta Fabriano al massimo vantaggio, più 15, 3.51, abbiamo segnato 44 punti in 16 minuti e 9 secondi alla squadra più forte d'Europa in difesa.
applausi a scena aperta del pubblico del Pala Indesit. 44 Fabriano, 29 Kinder, con Messina costretto a chiedere il minuto di sospensione. 2 Gattoni, 12 Morrow, 2 McClinton, 14 Chandler, 10 Mix, 4 Washington per Fabriano, 5 Ginobili, 2 Abbio, 3 Bonora, 6 Rigodò, 1 Griffith, 5 Smodis e 7 Jaric per la Kinder. Hanno giocato finora in maniera sensazionale i padroni di casa, ma lasciatemi spendere una parola per il primo quarto di Rodney Morrow e per il secondo di Chandler Thompson, nonché per i 10 punti di un Mix sempre presente, sempre pericoloso e pungente in attacco. E anche Tyrone Washington ha giocato finora una buonissima partita, prendendo rimbalzi, rendendosi pericoloso in attacco, correggendo spesso e volentieri gli errori dei compagni e dando quindi altre opportunità in attacco alla propria squadra. Adesso McClinton può andare a completare questa azione da 3 punti che porterebbe Fabriano al nuovo massimo vantaggio, al più 16. Adesso si va ad asciugare il parquet prima che McClinton effettui il tiro libero supplementare. 44 Fabriano, 29 Bologna. Certo, vincere questa partita sarebbe un'iniezione fondamentale per il morale e per la convinzione nei propri mezzi di una squadra che finora ha giocato con molti alti e bassi, soprattutto qui al Pala Indesit. Sbaglia purtroppo McClinton l'aggiuntivo, quindi rimangono 15 le lunghezze di vantaggio di Fabriano. Attacca Bologna, Berkic si prepara a rientrare, Frosini, Ginobili subisce il fallo netto stavolta di Chandler Thompson, secondo fallo, avrà due tiri liberi Manu Ginobili, chiaramente giocatore pericolosissimo sia nel tiro perimetrale sia soprattutto nell'uno contro uno in penetrazione, quando riesce a procurarsi tiri ad altissima percentuale o a scaricare palloni che chiedono solo di essere messi dentro per i compagni. Sbaglia però il suo primo tiro libero, evidentemente non è in una grandissima serata di tiro, speriamo continui così, chiaramente lo sperano i tifosi di Fabriano. 1 su 2 per lui, 6 per Manu, 3.35, Chandler Thompson, McClinton in campo con il quintetto base, l'Asi per questi ultimi 3 minuti e mezzo di primo tempo. Grande palla di Chandler per Rodney Morrow, 14 per Morrow, imbeccato magistralmente da quello che probabilmente è uno dei più grandi giocatori americani che abbia messo piede in Italia e non solo qui a Fabriano. Ancora Ginobili, palla per Berkic, il tiro di Berkic a segno, primi 2 punti per lui. Come dicevo, Ginobili è pericolosissimo nelle sue iniziative e non bisogna mai distrarsi. Chandler ancora, palla per Mix, McClinton, Chandler, Morrow, dall'angolo la tripla di Rodney, Rodney Morrow ha ripreso la via del canestro, 5 in fila per lui, ancora Ginobili, sbaglia, rimbalzone Mix, 2.38 da giocare, palla per McClinton, sotto Mix da 2, non va purtroppo, poteva essere il più 19, ma è chiaro che non bisogna pensare che si possa far canestro a tutte le azioni, sarebbe troppo facile. Berkic ancora, sotto per Griffith, c'è Tyrone su Griffith che subisce il fallo, è il terzo fallo per Tyrone, un peccato questo, si prepara a rientrare, buon signori, rientra buon signori, esce Washington, avrà 2 tiri liberi, applausi a scena aperta anche per Tyrone Washington, meritatissimi. Rientrato Nicola Bonsignori, 2 tiri liberi per Rashard Griffith, Fabriano ha esaurito il bonus,
17 Moreau, 14 Thompson, 10 Mix per Fabriano, i migliori realizzatori. Dall'altra parte 7 Jaric, 6 a testa, Ginobili e Rigaudò. C'è proprio l'atmosfera delle grandi occasioni qui al Pala Indesit. Fabriano aspettava da tanto, tanto tempo, da troppo tempo per dire la verità, una partita di questo livello contro la squadra più forte d'Europa. E la sta interpretando nella maniera migliore, perché di solito succede quando giochi contro questi squadroni: o ti fai il ritiro psicologicamente e quindi becchi il ventello o il trentello, come è capitato quest'anno purtroppo contro la Benetton e contro la Skipper qui al Pala Indesit, oppure giochi al 150% e puoi riuscire anche a mettere sotto gli avversari. Rashard dalla linea segna. Buono, ha segnato solo dalla lunetta Griffith finora, 2 punti, 2 su 3. Segna anche il secondo, 3 punti per Griffith. Ultimi 2 minuti e 15, partita ancora chiaramente lunghissima, mancano 22 minuti al termine e in 22 minuti bisogna assolutamente continuare a giocare con la stessa determinazione, la stessa intensità per non avere problemi. Chandler Thompson, la tripla di Chandler, stavolta è sbagliata, c'è rimbalzo di Bologna. Abbio, Ginobili, palla sotto per Frosini, fuori Abbio sotto Griffith, di fronte a Bonsignori, va al tiro Griffith, sbaglia, prende un grande rimbalzo Mix, c'è il fallo ancora di Griffith. Primo fallo per Rashard. 1.42, sempre più 15 per Fabriano, che ha avuto un massimo di 17 punti di vantaggio. Sarebbe buono già chiudere con questi 15 punti. Adesso l'inflazione del campo di McClinton. Anche se il pubblico del Pala Indesit protesta perché secondo il suo giudizio ha toccato Bonora, ma mi pare di poter dire che la decisione arbitrale è corretta. Ginobili, la tripla di Manu, segna. 9 per Manu, 1.25, adesso non bisogna consentire alla Kinder di riavvicinarsi troppo in questo finale di primo tempo, perché poi la ripresa diventerebbe veramente difficilissima. McClinton, la tripla di McClinton è sbagliata, sotto canestro prevale ancora Ginobili, bisogna fare attenzione in questo ultimo minuto a non subire troppo il ritorno della Kinder. Abbio sotto ancora per Griffith, fuori ancora per Abbio, la tripla di Picchio, sbaglia, sotto canestro Griffith, segna. Minuto di sospensione e da 49 a 32, che era stato il massimo vantaggio, abbiamo subito un parziale di 7-0 per il 49 a 39. Quindi a 50 secondi e 4 decimi Lasi richiama i suoi intorno a sé per parlarci un po' sopra. C'è Chandler che chiede il cambio perché sta zoppicando vistosamente, un problema alla caviglia destra per lui, certo non ci vorrebbe assolutamente, perché Thompson ha giocato un secondo quarto da fantascienza, così come Moreau aveva giocato un primo quarto veramente incredibile. Comunque sono stati i due trascinatori insieme a Mix e anche a Washington della squadra fabrianese, hanno segnato 31 dei 49 punti messi a segno dalla banca Marche, che è un punteggio eccezionale tenuto conto del livello dell'avversario. Infatti ha ottenuto il cambio Chandler Thompson, rimesso in campo Vetra, Maurizio Lasi, speriamo che veramente non sia niente di grave per Chandler. 50 secondi e 4 decimi. Peccato davvero, perché Fabriano aveva il più 17 con la possibilità del più 19 con l'errore di Mix. Ma è chiaro che non possiamo gettare la croce addosso a nessuno stasera. Moreau si gira, va al tiro da 2, va poi Mix a correggere in tap-in. Un'altra grande iniziativa del canadese, 12 per lui, sblocca Fabriano da quota 49. Di nuovo più 12 per la banca Marche, poi Ginobili si incunea, va a segnare un meraviglioso canestro
Manu Ginobili, che non aveva segnato nel primo quarto, ne ha messi 11 nella ripresa. Ultima azione del primo tempo, non bisogna concedere altre opportunità a Bologna. McClinton, la tripla di Darren, sbaglia, e poi Abbio. No, ma non si può fischiare un fallo del genere, ma non esiste, dai. Ma non esiste sulla sirena fischiare un fallo del genere, dai, reato. Ma dai, reato, ma per carità. Ma com'è possibile fischiare un fallo del genere? Una cosa inesistente. Una cosa inesistente. Abbio realizza il primo tiro libero. Una cosa incredibile. 2 su 2 per Abbio, 51-43 Fabriano. Pronti per il secondo tempo di Banca Marche Fabriano Mediterranea, 51, Kinder Bologna 43, un primo tempo da stropicciarsi gli occhi per Fabriano, che a 3 minuti dalla fine dei primi 20 minuti aveva 17 punti di vantaggio, ha sbagliato con Mix il tiro del più 19, poi nel finale la Kinder con un parziale di 11-2 ha recuperato, anche favorita da un paio di decisioni arbitrali abbastanza discutibili della coppia formata da Reato e Pascotto, che adesso fischia un fallo di Gattoni che è stato rimesso in campo da Maurizio Lasi al posto di McClinton, che probabilmente è l'unico ad aver giocato sottotono stasera tra i biancazzurri, meno 2 di valutazione, altrimenti la squadra di Lasi avrebbe giocato una partita sensazionale. Adesso la stoppata di Washington sulla penetrazione di Ginobili, 19 di valutazione per Moreau con 17 punti, 18 di valutazione per Thompson con 14 punti, 10 di valutazione per Mix con 12 punti. Adesso fallo in attacco fischiato a Frosini, se non vado errato. No, il fallo attribuito a Alessandro Abbio. Abbio, Ginobili, Griffith, Frosini e Bonora in campo per la squadra di Ettore Messina. Dall'altra parte Gattoni, Moreau, Thompson, Washington e Mix. Moreau, che è stato, come dicevo, sensazionale nel primo tempo. La tripla di Rodney, sbaglia ma subisce il fallo, avrà 3 tiri liberi. Adesso Abbio protesta con gli arbitri, ma non si può tornare indietro nella decisione. Avrà 3 tiri liberi Rodney Moreau, vi dicevo, 7 su 10 al tiro per lui, 3 su 4 da 3, 4 su 6 da 2 in 16 minuti di impiego, con 2 rimbalzi e 2 palle recuperate e un assist. Una prestazione fantascientifica di Moreau, che però purtroppo sbaglia il primo personale. Ne avrà comunque altri 2 a disposizione per riportare Fabriano in vantaggio in doppia cifra. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta, e sbaglia anche il secondo Moreau. Un vero peccato questo doppio errore dalla lunetta per Rodney, che viene giustamente incitato dal pubblico del Pala Indesit. Realizza il terzo, 18 per Rodney, Fabriano ha più 9. Bisogna assolutamente abbassare l'intensità e la concentrazione contro squadre come la Kinder, che altrimenti ti sbranano. Palla sotto per Rashard, fuori per Ginobili, la tripla di Ginobili a segno. 14 per Manu Ginobili, che non si era visto nei primi 10 minuti ma si è scatenato nel secondo quarto. Washington, adesso più 6 Fabriano, è chiaro che la difesa della Kinder è diventata molto molto aggressiva. Un grande canestro di Chandler Thompson in acrobazia, in controtempo, facendo saltare gli avversari. Chandler Thompson, 16 per lui, un canestro meraviglioso in controtempo, in acrobazia, in giravolta, fate voi, strepitoso. Mette anche l'aggiuntivo, 17 per lui. Fabriano ha più 9 ancora con questo gioco da 3 punti di Chandler, che replica subito la bomba di Manu Ginobili.
Buonora, sotto per Rashard, prova a girarsi il totem bianconero, rischia di perdere palla, la scarica fuori per Bonora, la tripla di Bonora che ne eccellente tiratore sbaglia, però Frosini a rimbalzo prevale su Mix. Abbio prova a penetrare, va a... al giudizio dell'arbitro a subire il fallo di Mix, ci potevano stare anche gli estremi dello sfondamento, no, il fallo di Gattoni, terzo fallo. Rimessa per Bologna, la partita adesso chiaramente diventerà ancora più intensa, ancora più combattuta, perché nel primo tempo per larghi tratti Fabriano ha giocato veramente in maniera fantastica dominando gli avversari e nessuno poteva prevederlo. Adesso un grande intervento in anticipo di Mix su Frosini, ma non è servito per recuperare la palla e Bologna avrà ancora 23 secondi. Chiaramente esce Bonora adesso e rientra Marco Jaric, ha fatto qualcosina Jaric nel primo quarto, poi nel secondo si è visto poco, ha giocato 12 minuti. Fallo in attacco, ancora Abbio, sì, terzo fallo per Picchio e al suo posto rientra Rigado, che nel primo tempo è stato il migliore dei suoi per valutazione, l'unico insieme a Griffin di doppia cifra, 11 di valutazione, però con 3 su 7 al tiro, mentre Griffith ha avuto 6 rimbalzi. 8-33, 55-46. Palla sotto per Washington che va a segnare, imbeccato da Gattoni, il suo sesto punto. Ha giocato molto bene Washington anche nel primo tempo, nonostante gli appena 4 punti, ma si è fatto sentire in difesa con rimbalzi e stoppate. Rigaudot, adesso c'è Chandler sul francese, Jaric prova a penetrare, scarica fuori, Rigaudot, arresto il tiro a centro area, segna, un bel canestro Antoine, 8 per lui, più 9 ancora Fabriano, che era tornato in doppia cifra con il vantaggio prima con il canestro di Washington, magistralmente imbeccato da Gattoni. Mix, la tripla del canadese, sì! Michael Mix, 15, anche per il canadese, una grande partita. Nel primo tempo 2 su 4 nelle triple, adesso 3 su 5. Ginobili prova a incunearsi, va a subire il fallo di Mix, avrà 2 tiri liberi per Michael, il fallo numero 2. 2 liberi per il fuoriclasse argentino, adesso c'è un capannello tra i giocatori della Kinder, rientra David Anderson al posto di Frosini, anche lui abbastanza in ombra nel primo periodo di gioco. Due tiri liberi per Manu Ginobili, che continua a sbagliare per fortuna di Fabriano dalla lunetta, soltanto 1 su 4 finora per lui dalla linea. E il secondo è buono per Ginobili, 15, comunque come sempre uno dei più concreti e positivi della propria squadra, un fuoriclasse assoluto nel mirino delle squadre NBA. Adesso il fallo su Chandler Thompson di Rigado. Primo fallo per Leroy, non ci saranno i tiri liberi, semplice rimessa per la Banca Marche, 7-21 da giocare in questo terzo quarto, no, ci sono invece i tiri liberi perché chiaramente Chandler si stava proiettando a canestro. È buono il primo per Chandler, 18 punti, raggiunge Monroe come top scorer della serata finora, può scavalcarlo con questo secondo tiro libero. È buono anche questo, 19 per Chandler che sta giocando una partita fantastica al pari dei suoi compagni, di Monroe e di Mix in particolare. Ginobili ancora, di fronte a Monroe adesso, c'è Chandler su Rigaudot, Jaric scivola, recupera la palla Gattoni, può andare in contropiede Fabriano, ci va con Gattoni che subisce il fallo e poi c'è la schiacciata inutile ma spettacolare di Tyrone Washington. Due tiri liberi per Massimo Gattoni, e il fallo di Ginobili è il terzo e questa sicuramente non è una buona notizia per Ettore Messina, che torna in panchina stasera dopo l'esonero shock di lunedì scorso, dopo la sconfitta pesantissima di Pesaro contro la Scavolini. Gattoni sbaglia il primo tiro libero, ne ha un altro a disposizione per riportare Fabriano a più 14.
Sbagliato anche il secondo, tocca a Griffith, quindi 0 su 2, grave dalla linea per il capitano biancazzurro. E Rigaudot va alla tripla che riporta Bologna subito a meno 10. Non bisogna mai distrarsi, mai calare il ritmo e l'intensità contro queste squadre forti che sanno sempre cosa fare nei momenti difficili. Morro da 2, sbaglia la conclusione, un po' forzata la conclusione di Rodden in questa circostanza. C'era tutto il tempo per giocare più a lungo il pallone, del resto siamo avanti. La tripla di Ginobili ancora a segno, parzialone di 6-0, firmato da due triple di Rigaudot e di Ginobili dopo l'errore, doppio errore dalla lunetta di Gattoni che poteva riportare Fabriano a più 15. Adesso ci ritroviamo soltanto a più 7 e rischiamo di perdere la palla. Vedete com'è strano e imprevedibile il basket. Ancora Moreau, l'altra tripla completamente sbagliata, ma rimbalzo in attacco di Thompson che subisce il fallo nettissimo della difesa. Adesso il fallo di Anderson, primo fallo, avrà due liberi Chandler Thompson. Non bisogna mai distrarsi, perché potevamo andare a più 15 con i tiri liberi di Gattoni e invece adesso sbagliamo anche questo con Chandler. Peccato, un momento difficile soprattutto dalla lunetta per Fabriano. E invece con due triple di Rigaudot e Ginobili la Kinder si è riportata a meno 7. Fabriano adesso si riporta a più 8 con il 20° punto di Chandler. Mancano però ancora 16 minuti alla fine, quindi è tutta da giocare questa partita. Perde la palla Ginobili, gliela ruba Morro e poi la perde secondo gli arbitri in maniera regolare. L'intervento di Ginobili è stato corretto. Jaric ancora la tripla, segna. E per Jaric è il punto numero 10, il primo canestro della ripresa. Incredibile veramente il parziale della Kinder. Chandler Thompson, palla sotto per Tyron Washington, prova ad avvicinarsi, poi va il tiro a centro area, sbaglia la conclusione. Jaric per fortuna non controlla. Gianni Guaresi per TV Centromarca, le riprese di Gianluca Vergnetta, la 29esima giornata del campionato di Serie A. Adesso Lasi richiama in panchina Morro e Washington. Morro un po' in ombra in questo avvio di terzo quarto con due errori dalla lunetta e anche un paio di errori al tiro. Adesso Ginobili in difesa su Chandler, lotta furibonda tra i due. Ancora Chandler, un gran pallone per Gattoni che segna il suo quarto punto, ma ancora una magia di Chandler Thompson che ha sconcertato Ginobili e poi lo ha bruciato con un assist per Gattoni. Ancora Manu di fronte a Chandler, duello incredibile tra i due, sbaglia adesso Manu, rimbalzo nelle mani di Chandler che poi si incarica di portare la palla al di là della metà campo, più 7 Fabriano. Importantissimo il precedente canestro di Gattoni con la Kinder che era arrivata a meno 5. Mix, buonsignori Gattoni, prova a uscire Vetra, esce, riceve, scarica per Chandler, la tripla di Chandler è corta, poi Gattoni a rimbalzo d'attacco, si rammarica Thompson per l'errore ma Fabriano può giocare, ancora un altro pallone. 4-20. Vetra, 8 allo scadere dei 24. Mix, la tripla di Michael. Sì! Sì! Michael Mix, 18 per lui, sta giocando in maniera fantastica anche il canadese. 4 al termine del terzo quarto. Di nuovo più 10 Fabriano, che ha ricacciato indietro con un parziale di 5-0 la Kinder. Jaric per Rigaudot, di fronte Chandler. Rigaudot. Fallo da dietro di Chandler e il terzo fallo per Thompson. Bisogna giocare con molta calma senza sprecare falli. Minuto di sospensione. Adesso Chandler va a parlare con Reato. Fabriano ha avuto 4 punti da Gattoni, 18 da Morro, 2 da McClinton, 20 da Thompson, 18 da Mix,
e 6 da Washington, all'altra parte 18 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 11 Rigaudot, 5 Griffith, 2 Berkic, 5 Smolis e 10 Jaric. Partita chiaramente sempre apertissima, perché quando si gioca contro la Kinder non c'è nulla di scontato, nemmeno a un minuto alla fine con 10 punti di vantaggio, figuriamoci a 3.46 dal termine del terzo quarto. Però Fabriano sta indubbiamente giocando una grande partita, anche se in questo terzo quarto ha sicuramente smarrito le percentuali del primo tempo, ma del resto non poteva continuare a tirare con il 53% da 3 e con il 59% da 2 come aveva fatto nei primi 20 minuti, giocando in maniera magistrale. Peccato solo per il calo di Monroe, speriamo adesso si rigeneri con la sosta in panchina e sia di nuovo pimpante e brillante come nel primo tempo, nell'ultima frazione che certamente deciderà questa partita. Fabriano in campo con Thompson, Vetra, Mix, Bonsignori e Gattoni, la Kinder con Rigaudot, Abbio, Jaric, Frosini e Andersen. Andersen prova a girarsi su Mix, commette fallo in attacco, sì. E Mix si sta facendo valere anche in difesa, non ha mollato un centimetro sull'iniziativa in avvicinamento al canestro di Andersen, e quindi ha beccato questo sfondamento. 3.30, 68 per chi attacca, 58 per chi difende. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vernietta. Gattoni, Vetra, c'è Rigaudot aggressivissimo su Thompson, la bomba di Gattoni, 7 per lui. La Kinder sta difendendo in maniera feroce su Thompson, ma Gattoni adesso ha trovato una tripla fondamentale e adesso è in difesa su Jaric. Abbio, Rigaudot, Jaric, la tripla, sbaglia, sotto canestro, Mix, Chandler, Gattoni, più 13 Fabriano, 2.45, Vetra, Mix, senza forzare, Gattoni, 2.40, viene fuori Chandler, ha di fronte Rigaudot, prova ad avvicinarsi, si avvicina, poi scarica, un gran pallone per Bonsignori, no, no, aveva scaricato un magnifico pallone Chandler su Bonsignori, gli arbitri hanno fermato questa azione magnifica per un'infrazione di passi molto dubbia di Nicola Bonsignori. Comunque più 13 ancora Fabriano, bisogna difendere fortissimo in questi ultimi 2 minuti e mezzo, perché sia nel primo che nel secondo quarto Fabriano ha subito troppo negli ultimi 2 minuti dei rispettivi periodi. Non ce la facciamo a recuperare la palla con Vetra, poi Smodis, palla per Ginobili, la tripla di Ginobili sbagliata stavolta, sotto canestro prevale Vetra. 2 minuti alla fine del terzo quarto, 71-58, Bonsignori, Gattoni per Chandler, fuori per Mix, la tripla ancora del canadese, stavolta è corta, si è visto subito appena è partito il tiro che non poteva andare. Si preparano a rientrare Monroe e Washington, chiede 1 minuto di sospensione Maurizio Lasi, adesso un altro fallo fischiato alla difesa, un contatto durissimo al centro area tra Bonsignori e Andersen, fallo fischiato a Bonsignori, secondo fallo, minuto di sospensione chiesto da Maurizio Lasi, 7 Gattoni, 18 Monroe, 2 McClinton, 20 Chandler, 18 Mix, 6 Washington, dall'altra parte 18 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 11 Rigaudot, 5 Griffith, 2 Berkic, 5 Smolis, 10 Jaric. Adesso il pubblico del Palaindesi si sta facendo sentire contro gli arbitri, perché non ha condiviso alcune scelte arbitrali per la verità piuttosto discutibili. Palaindesi è gremito in ogni ordine di posti oggi, 3.450 spettatori per un incasso di oltre 43.000 euro, un pubblico fantastico che ha trascinato la squadra ad una prestazione finora sensazionale contro quella che, non mi stuferò mai di ribadirlo, è la squadra più forte d'Europa. Ha vinto l'anno scorso l'Eurolega ULEB e ha vinto il campionato e la Coppa Italia.
coronando il Grande Slam. Quest'anno è ripartita vincendo la Coppa Italia ed è in corsa sia in Coppa dei Campioni sia in campionato, chiaramente, più che mai, nonostante in campionato per il momento comandino i cugini della Skipper. Due tiri liberi per David Anderson, ma questa partita è tutt'altro che finita. E non bisogna mai arretrare, mai mollare un centimetro, giocare sempre con concentrazione. Adesso è uscito Thompson per prendere un po' di fiato, è rientrato Monroe, è uscito Mix, è rientrato Washington. Dalla lunetta a bersaglio David Anderson, il primo, e anche il primo punto per lui. Sono 12 attualmente i punti di vantaggio di Fabriano. E diventano 11 perché Anderson segna entrambi i personali e quindi Fabriano adesso attacca sul più 11, 71 per chi attacca, 60 per chi difende. Massimo Gattoni, che ha giocato un buonissimo terzo quarto, adesso sta difendendo in maniera spettacolosa la Kinder e facciamo fatica in attacco. Vetra da 3, sì! Vetra! Il primo canestro di Vetra, ma è un canestro di una pesantezza micidiale. 3 per Gundas, più 14 Fabriano, non sta sbagliando niente la squadra di Lasi. Andersen al tiro da sotto segna, 4 per lui, e quindi si tiene a galla con 4 punti consecutivi di Andersen la formazione di Ettore Messina. Adesso c'è il fallo su Gattoni, avrà 2 tiri liberi Massimo, in precedenza li ha sbagliati, ma stavolta deve metterli a tutti i costi. Due tiri liberi per Massimo Gattoni, e stavolta è buono, ha segnato 6 punti in questo terzo quarto Massimo Gattoni, e sono punti veramente importanti. Rimangono 6 purtroppo, ma la palla alla fine la controlla la Kinder. 8 punti per Gattoni, più 13 per Fabriano. Manu Ginobili, Jaric completamente solo da 3 punti, non può sbagliare. Abbiamo concesso troppo spazio stavolta a Marco Jaric, la Kinder non molla mai, non molla mai, sempre lì, meno 10. Stanno difendendo su Morro come delle belve. Palla per Bonsignori, fuori per Vetra. Adesso facciamo veramente fatica in attacco. Gattoni, perdiamo la palla, la recupera Smodis, ultimi 24 secondi. È chiaro che la Kinder sta cercando di chiudere i terminali offensivi di Fabriano, adesso in campo c'è solo Moreau tra questi e quindi diventa più difficile l'attacco per la formazione di Lasi. Adesso Smodis si avvicina, va a segnare un bel canestro. Per lui 7 punti, primo canestro del secondo tempo, Moreau da oltre metà campo, non può chiaramente segnare. E quindi 75 a 67 al termine del terzo quarto. Hanno realizzato per la Kinder Bologna, Kirkic 2 punti, Onora 3 punti, Appio 4 punti, Kirkic 5 punti, Kinder 12 punti, Jaric 13 punti, Ginobili 18 punti, e la macchia avanti di Grande Fabriano, Vetra 3 punti, McClinton 2 punti, Washington 6 punti, Gattoni 8 punti, Mix 18 punti, Monroe 18 punti, Thompson 20 punti. Thank you.
quarto, Banca Marche Fabriano Mediterranea 75, Kinder Bologna 67, quindi praticamente il parziale del terzo quarto non ha modificato la sostanza del punteggio, che vede sempre Fabriano avanti di 8. Erano 8 alla fine del primo tempo, 51-43, sono 8 adesso, 7-5-6-7, però la Kinder controlla la palla e va a segnare con Rigaudot, riportandosi a meno 6, 13° punto per il francese. E qui è il momento decisivo della partita, perché Fabriano, che è sempre stato avanti, ha giocato in maniera splendida, non deve assolutamente abbassare il suo livello di gioco. Da sotto Washington segna un importantissimo canestro pescato da McClinton, che è rientrato in campo al posto di Gattoni, che ha giocato un magnifico terzo periodo. Ginobili di fronte a Vetra, Smodis sotto per Andersen, che sbaglia, rimbalzo difensivo, Moreau che è tornato sul parquet, sicuramente ha intenzione di farsi vedere come gli era successo nel primo tempo. McClinton, Vetra da tre punti da grandissima distanza, Gundas Vetra, 6 per lui, un grande canestro del Lettone in un momento importantissimo della partita. Rigaudot arresta il tiro dalla lunetta, a segno il chirurgo, a segno, 15 per lui, e la Kinder è sempre lì, sempre a un passo, 9 punti, che chiaramente sono un buon margine contro una squadra normale, contro la Kinder non sono nulla. McClinton prova a penetrare, arresta il tiro da 2, sbaglia completamente, poi c'è il fallo però su un grandissimo mix, fallo di Rigaudot se non sbaglio. McClinton è in una brutta serata stasera, è l'unico ad aver giocato sottotono per Fabriano, per il resto solo grandi prove. 8-36, 80 per chi effettua la rimessa, 71 per chi la subisce. Gli arbitri sono Reatto di Feltre e Pascotto di Porto Gruaro. Miglior realizzatore della serata finora, Chandler Thompson a quota 20. Moreau di fronte a Rigaudot, sotto per Washington, c'è ancora tempo, bisogna giocare. Si avvicina Tyron, segna un altro grande canestro, in doppia cifra anche Washington, motivatissimo dal confronto contro i lunghi Felsinei, sta giocando benissimo Tyron Washington, e non solo in attacco. Adesso Ginobili alla tripla, la segna, e poi c'è anche il fallo fischiato a Vetra. Canestro veramente pesantissimo questo di Ginobili, che va a quota 21 e avrà anche l'aggiuntivo per un'azione da 4 punti. Rientra Griffith per Andersen, primo fallo per Gundas Vetra, un fallo molto pesante perché dà la possibilità a Ginobili di andare in lunetta per l'aggiuntivo, che segna stavolta, e quindi sono 22 i punti di Manu Ginobili e la Kinder ancora a meno 7. Quindi praticamente inutili i due canestri consecutivi segnati da Tyron Washington, cioè inutili si fa per dire, chiaramente importantissimi, ma comunque annullati da questa azione dei 4 punti di Manu Ginobili, che ha confermato anche stasera di essere un meraviglioso talento. 8-08, partita lunghissima, lunghissima. Chiaramente la Kinder sta facendo adesso una pressione difensiva implacabile sull'attacco di Fabriano, soprattutto su Moreau. Vetra prova a inculearsi, va al tiro ravvicinato, sbaglia sotto canestro, però non riesce a controllare la palla lo stesso Vetra. E adesso in attacco stiamo facendo tanta fatica, perché la Kinder è diventata più aggressiva, più concentrata, sta oscurando il canestro a Moreau, e quindi chiaramente tutto si complica per la squadra di Lasi. Adesso riprepara Chandler Thompson e Maurizio. Marco Jaric sotto per Griffith, che va al tiro e segna. 7 per Rashard e la Kinder a meno 5. Meno 5. Era stata più 11 dopo i due canestri di Washington nella tripla di Vetra. Adesso Mix fa una bellissima cosa in uno contro uno, e poi
c'è il fallo e la protesta di Smolis che viene rimbeccato da Ettore Messina, che chiaramente a questo punto non vuole assolutamente prendere un fallo tecnico che vanificherebbe la rimonta. Felsina ancora sta parlando con il suo giocatore sloveno, Messina infuriato con lui, un po' per il fallo, un po' per la protesta plateale che gli arbitri hanno fatto finta di non vedere. Rientrato Chandler per McClinton e dalla lunetta Mix è preciso, può anche lui raggiungere quota 20, diventare il miglior realizzatore dei suoi insieme a Thompson. E anche è sbagliato il secondo perché è stato sveltissimo Andersen a toccare la palla che si può toccare quando ha rimbalzato sul ferro. Adesso fallo in attacco di Rigaudò che tentava di liberarsi di Chandler, no, fallo. Sì, 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 Rigaudò che tentava di liberarsi di Chandler Thompson, ha commesso fallo e quindi perde questa palla la Kinder che è a meno 6, 7-0-3. Jaric, Rigaudò, Griffith, Andersen e Ginobili in campo per la formazione di Messina. Il quintetto base per Lasi con Vetra al posto di McClinton. Adesso Chandler, palla sotto per Washington che poi se la fa portare via da Ginobili che è sveltissimo a recuperare questo pallone. Poi va a subire il fallo di Vetra, ma questo è troppo adesso. D'accordo che Ginobili è un giocatore favoloso, ma che al minimo sospiro, al minimo contatto gli fischino sempre fallo a favore. Mamma mia, mamma mia, è bravissimo, è un fenomeno, un fuori classe, d'accordo, però e ogni volta che sbaglia gli fischiano fallo e sbaglia però dalla lunetta Manu Ginobili. Ancora 22, rimangono i suoi punti, più 6 sempre per Fabriano. Anche il secondo sotto canestro prevale Tyron Washington e quindi pesantissimo il doppio errore dalla lunetta di Manu Ginobili che poteva riportare la Kinder a quello che sarebbe stato il minimo svantaggio, 4 punti. Washington segna, 12 punti per un Washington in striscia positiva in attacco da 4 canestri, 8 punti consecutivi per Tyron, veramente micidiale. Sotto per Jaric, prova ad avvicinarsi, scarica per Andersen, arresto e tiro alla lunetta, segna David Andersen, ha una buonissima mano da quella posizione. 6 punti per lui che non aveva segnato nel primo tempo e la Kinder continua a inseguire. Vetra, palla per Tyron ancora, si avvicina, poi scarica su Vetra, 8 allo scadere dei 24, Chandler. La tripla di Chandler, sì! Di tabellone! Chandler Thompson! Che costringe al minuto di sospensione! Ettore Messina, 88-79, il 23° punto di Chandler Thompson di tabellone, con molta fortuna, ma l'aveva bendata, aiuta i fuori classe! E Chandler Thompson appartiene sicuramente a questa categoria. Gianni Quaresima per TV Centromarche, le riprese di Gianluca Vergnetta, stavano per scadere i 24 secondi, Chandler Thompson di tabella ha messo i 3 punti che riporta Fabriano a più 9 e Fabriano 34 minuti e 17 secondi ha segnato 88 punti contro la Kinder, una prestazione magnifica degli uomini di Maurizio Lasi a prescindere da quello che sarà il risultato finale, anche se chiaramente dopo aver giocato alla grande per 3 quarti e mezzo sarebbe una beffa perdere questa partita, non se lo meriterebbe la Banca Marche, anche se la Kinder continuerà a crederci fino alla fine, lotterà in maniera disperata su ogni pallone, difenderà la morte e in attacco cercherà di capitalizzare tutti i possessi, di mettere in condizione i suoi terminali, soprattutto Jaric, Ginobili e Rigaudò, di essere pericolosi. Attacca la Kinder, 5:36 da giocare, Marco Jaric. Ginobili fa saltare Morrò, si incuna, un altro fallo stavolta però netto, il terzo fallo di Morrò, ma assolutamente gli arbitri non perdonano un intervento difensivo alla difesa biancazzurra su
su Ginobili. Terzo fallo di Moreau, ma no, non ci sono i tiri liberi. Rigado, Andersen, palla per Jaric, trova l'uno contro uno su Vetra, appoggia il vetro, sbaglia ma subisce il fallo di Vetra che non sa più che pesci prendere. Ogni volta che viene a contatto con un attaccante fischiano un fallo. Prima a Moreau, adesso a Vetra. Due tiri liberi per Marco Jaric che giovedì a Avellino ne ha sbagliati tanti nel finale di partita, anche se è stato decisivo ugualmente. Segna 14 per Marco Jaric, la Kinder può riportarsi a meno 7. E infatti Jaric non fallisce nemmeno il secondo personale, 15 per lui, Fabriano più 7, 5 e 20. Vetra, adesso ci vorrebbe una raffica di Moreau che può fare 8-10 punti consecutivi, sarebbe un sogno. Palla per Washington ancora, si avvicina contro Griffith e sbaglia, però lotta sotto canestro, non riesce a prendere il rimbalzo. Certo Griffith è una grande opposizione, la bomba di Rigaudot la mette e Rigaudot con il suo 18° punto riporta la Kinder a meno 4, parziale di 5-0 per la Kinder che non è nuova a questi piccoli break che la riportano sempre di più in partita. La tripla di Moreau è lunga, è troppo forzato, Moreau deve giocare con più calma Fabriano, perché contro la Kinder non bisogna mai affrettare le conclusioni, bisogna sempre giocare con attenzione. Jaric penetra, scarica per Andersen, dalla lunetta, resta il tiro sbagliato e fallo di Griffith su Thompson che andava a rimbalzo, però non ci saranno i tiri liberi. Adesso entra Bonsignori e c'è un minuto di sospensione chiesto da Maurizio Lasi che ha richiamato in panchina, mi sembra, Washington. Secondo fallo di Griffith, 8 Gattoni, 18 Moreau che ha segnato soltanto un punto nel secondo tempo, 2 McClinton, 23 Thompson, 19 Mix, 6 Vetra, 12 Washington per i padroni di casa. Per la Kinder invece 22 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 6 Andersen, 18 Rigaudot, 7 Griffith, 2 Berkic, 7 Smodis, 15 Jaric. Veramente sarebbe una beffa perdere questa partita dopo averla giocata per 35 minuti in maniera spettacolosa. Ciò chiaramente non toglierebbe nulla ai meriti di Fabriano, però due punti in classifica contro la Kinder sarebbero veramente fondamentali sia per il morale sia per la prosecuzione del momento positivo della Banca Marche, che ha vinto le ultime due partite contro Biella e a Trieste giovedì scorso e che quindi ci terrebbe a fare il terzo successo consecutivo proprio contro lo squadrone bolognese. 4-18, la partita è ancora lunghissima. Mix, Moreau, e sta difendendo bene su Moreau la Kinder. Palla per Chandler, viene raddoppiato. Frazione di 5 secondi, perdiamo la palla. Abbiamo giocato male questo pallone. Perdiamo la palla, ma di fischiare un fallo in queste circostanze non ne parla, non se ne parla nemmeno. Reatto e Pascotto. Perché per carità la difesa della Kinder è buonissima e aggressiva, però certo che fanno anche un grosso uso delle mani. Però stavolta è stata colpa nostra perché abbiamo fermato troppo a lungo il pallone. Rigaudot, Jaric, si incunea, va a segnare un grande canestro, Marco Jaric, 17. E bisogna ritrovare la via del canestro perché altrimenti si fa veramente difficile. Si fa veramente difficile. Moreau, palla per Chandler. Di fronte Ginobili, arresto e tiro da due, Chandler segna. 25 per Chandler Thompson, canestro importantissimo che sblocca Fabriano. Da quota 88 c'è stato un contatto con Ginobili, gli arbitri non l'hanno fischiato all'angolo. Rigaudot completamente da solo, sbaglia. Rimbalzo di Vetra.
Rimbalzo importantissimo di Vetra sull'errore di Rigado dall'angolo, completamente solo. Ci vorrebbe un altro canestro adesso. Buon signori, Vetra prende posizione. Morò, adesso fallo su Morò. Mamma mia, lo stanno cinturando in tutti i modi, lo torturano, lo stanno tartassando, lo abbracciano, fanno di tutti i colori. È il quarto fallo di... Esce Griffith, rientra Smodis, attenzione, bisogna guardare Smodis che è un eccellente tiratore da tre punti. Esce Vetra e rientra McClinton per questo finale, ultimi 2 minuti e 54. Rodney va a 2 tiri liberi importanti davvero, si prepara a rientrare anche Washington che è stato splendido in questo inizio di quarto quarto. Realizza stavolta Rodney, 19 per lui, importanti davvero questi 2 tiri liberi. Morò raggiunge quota 20, se mette questo, sì, lo mette Rodney, freddo dalla linea nei momenti che contano. Morò 2,50 più 6 Fabriano che era, aveva visto la Kindler arrivare anche a meno 2. Andersen prova a girarsi, non lo fa girare Mix, poi c'è l'inflazione di passi di David Andersen e Messina che manda praticamente a quel paese gli arbitri, poi si siede in panchina. Rientra Washington per buon signori, applausi anche per Nicola che non ha segnato stasera ma ha dato fiato ai lunghi titolari con grande intelligenza e con grande efficacia. Morò 2,29. Giochiamo con calma questo pallone che può essere importante. Morò, palla per Washington, ancora Rodney, ancora un fallo su Rodney. E vai! E vai! Adesso Chandler va a complimentarsi con Washington ed è il quinto fallo per Rigado. E questa è una buona notizia. Rientra Abbio che però è ugualmente un grande giocatore, quindi non bisogna mai distrarsi. Ancora 2 tiri liberi per Rodney, può salire a 22 e sbaglia, peccato dalla linea, 3 errori stasera Morò dalla lunetta, incredibile, non li sbaglia mai 3 tiri liberi in una partita Morò. Vediamo, speriamo metta questo almeno, e lo mette, 21 per lui. Fabriano ha ricostruito 7 punti di margine, adesso sotto con la difesa. Difendiamo forte ragazzi, dai! Ginobili, Smodis da 3 punti, sbaglia sotto canestro McClinton, più alto di tutti, il più piccolo giocatore in campo, prende un rimbalzo importantissimo, poi scambia con Chandler e riprende il pallone. 1,58, ultimi 2 minuti di partita, cerca di uscire Chandler, palla sotto per Rodney, arresto e tiro Rodney, sbaglia. Rimbalzo per Smodis, è ancora in partita la Kinder, ci mancherebbe altro con 7 punti appena. Grande pallone per Andersen che va a schiacciare. 8 punti per il giocatore australiano. Palla su McClinton, peccato, potevamo andare a più 9, invece siamo a più 5. 1,5 minuti adesso, capitalizzare questo possesso sarebbe veramente fondamentale. Ancora Chandler di fronte Ginobili, sotto per Washington, si avvicina a Washington, fuori per McClinton, molto bene, fa saltare Iaric, arresta il tiro da 2, sbaglia McClinton, non riesce Washington a prendere il rimbalzo, controllato da Bologna. McClinton proprio stasera non ha preso in una vasca da bagno. Abbio, sotto per Andersen ancora, prova a girarsi, poi fuori per Ginobili. Ha tiro a 3 punti, Ginobili è corto, Chandler Thompson è rimasto difensivo, poi la palla per McClinton che non la trattiene. Un peccato questo errore di Chandler che doveva tenere la palla e non giocarla in maniera così precipitosa. Non doveva giocarla in maniera così precipitosa, ma adesso difendiamo, 50 secondi. Iaric, fallo fischiato a McClinton. Eravamo nell'ultimo minuto,
Chandler ha visto con la coda dell'occhio che McClinton si proiettava in contropiede, ha pensato di servirlo ma non ha avuto la giusta misura nel passaggio, lo ha fatto troppo lungo, McClinton non ha potuto controllare, stavolta non è sicuramente colpa del playmaker americano ma sicuramente di Chandler. Va il 2 su 2 dalla linea di Marko Jaric, 19 per lui e soltanto 3 punti di vantaggio per Fabriano che non potrà giocare chiaramente la palla fino alla fine, 40 secondi al termine, adesso ci vuole un canestro, da 2 o da 3 non importa, palla sotto per Chandler Thompson, fallo subito da Chandler che avrà 2 tiri liberi a 29-9 ma la partita è ancora lunghissima. Terzo fallo per Matthias Moses, 2 tiri liberi Chandler Thompson, 29-9, se li mette certo stiamo un pezzo avanti ma la partita non è ancora finita perché l'attacco della Kinder sarà sicuramente velocissimo e poi faranno un fallo per mandarci lunetta ma prima bisogna fare i tiri liberi. Mette il primo Chandler, 26, veramente importante. Adesso anche questo, dai Chandler. Questo è lungo però, sotto canestro Mix, è un fallo stupido e inutile. Un fallo inutile di Mix. Che si è proiettato a rimbalzo, Fabriano aveva 4 punti di vantaggio, bisognava far giocare questo pallone alla Kinder, poi anche se fosse andata anche un canestro da 3 però avremmo avuto l'ultimo possesso, invece qui gli diamo la possibilità di rimettersi a meno 2 con 29 secondi e poi non avremo l'ultimo pallone sarà della Kinder in ogni caso. Il primo è buono per Smodis, 20 per lui, 8 per lui. Il secondo pure è buono, 9. Palla per McClinton, superiamo la metà campo, c'è il fallo di Ginobili su McClinton. 22-9 ma ci stiamo complicando la vita maledettamente. Perché adesso ci sono 2 tiri liberi per McClinton che stasera veramente non ha preso nel mondo. Speriamo sia freddo almeno dalla lunetta. Una partita interminabile, quando sei avanti di poco non finisce mai. Mette il primo, importantissimo McClinton, 3 per lui, se mette anche questo siamo veramente a un passo, ma comunque bisognerà difendere forte senza però commettere falli e quindi senza fermare il cronometro. E buono anche il secondo, 4 per Darren, 22, adesso bisogna difendere senza commettere fallo. Jaric da 3 punti, sbaglia, sotto canestro, Morrow con la palla, fallo su Morrow, avrà due tiri liberi Rodney Morrow. E il fallo Ginobili, il quinto fallo, 13-6, 26 punti di Chandler Thompson, 21 di Rodney Morrow, 19 di Michael Mix, ma 2 tiri liberi fondamentali realizzati da Darren McClinton che aveva giocato decisamente sottotono stasera, hanno scavato il break definitivo, adesso Morrow dalla linea chiaramente non si fa pregare, ne ha sbagliati 3 stasera, sono sufficienti. 23 Morrow, 98-92, ultimi 13 secondi senza fare falli. Jaric fa il tiro, sbaglia con la palla recuperata da Chandler, ultimi 5 secondi e finisce con la palla in mano Chandler Thompson, è giusto così, 98-92, vince Fabriano con una meravigliosa prestazione di squadra in cui tutti hanno giocato in modo magistrale e in cui McClinton, che era stato probabilmente quello più sottotono, ha messo i 2 liberi della sicurezza. 8 Gattoni, 23 Morrow, 4 McClinton, 26 Thompson, 19 Mix, 6 Vetra,
12 Washington, dall'altra parte 22 Ginobili, 4 Abbio, 3 Bonora, 8 Anders, 18 Rigaudot, 7 Griffith, 2 Berkic, 9 Smodis, 19 Jaric. Fabriano a quota 26 in classifica, terza vittoria consecutiva per la Kinder, la prima sconfitta da rientro di Ettore Messina. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta, un applauso al pubblico del Pala Indesit. Ringrazio TV Centro Marche e Gianluca Vernietta, vi dà appuntamento a domenica prossima, buonasera. 18 punti, Jaric 19 punti, Ginobili 20.